Mansur, attenzione. Mansur, attuperto la conclusione, segnato l'Ogrebes! E il primo fondo è di Mansur! Spacca la partita! Esulta! Mansur, esplode l'Esseleto! Eccolo qui, Edi Mansur, Agrigas 1, Enna 0, al quinto minuto, al primo affondo l'Agrigas, e avanti con il sinistro chirurgico di Edi Mansur ad incrociare sul secondo palo, battuto Caruso, l'Agrigas avanti, 1-0. Una partita che l'Agrigas ha speculato sul gol che ha fatto, onore al merito, ha vinto la partita. Il campionato non è ancora finito, probabilmente noi abbiamo avuto molto possesso, abbiamo gestito la partita, ma non per il pareggio, per cercare di fare la nostra partita. C'è anche un antagonista che si fa la sua partita e ha giocato di rimessa, certo, qualche pallone in tribuna in meno in una partita di calcio importante ci poteva stare, però va bene così. E nemmeno predominio da parte dell'Agrigas. Ripartenze, però ripeto, io accetto il verdetto del campo, onore al merito a chi ha vinto, però onestamente un episodio sposta l'andazzo della gara e l'Agrigas ha speculato giocando di rimessa, cioè, secondo me noi abbiamo provato a mettere sempre la palla per terra dall'inizio alla fine, probabilmente all'inizio l'Agrigas faceva una pressione più forte e non ci faceva uscire più di tanto, ma non siamo venuti a speculare, probabilmente poi l'Agrigas ha speculato sull'episodio, però fa parte del gioco anche quello. Intanto non ha funzionato l'episodio che ha fatto cambiare le situazioni, perché per come intendo il calcio io, l'Agrigas si difende benissimo anche in 10, in 11 e probabilmente l'episodio che come immaginavo io, un episodio può spostare l'andazzo di una gara così importante. L'episodio ha fatto sì che l'Agrigas come possesso non mi è piaciuto, dico la verità, però ha speculato, si sono abbassati, si sanno difendere benissimo, i numeri parlano anche chiaro e ripeto, tanti palloni lunghi buttati anche fuori, però è di parte il mio discorso. Noi non siamo riusciti poi a fare, abbiamo fatto pressione, ci abbiamo provato e non abbiamo fatto gol, quindi l'Agrigas ha fatto un gol e ha meritato di vincere. Ho visto una partita dove l'Agrigas ha cominciato subito forte, abbiamo trovato il gol del vantaggio e poi su quello abbiamo costruito l'andamento della gara. Affrontavamo l'avversario il più difficile, il più forte fino a oggi, nel senso che era la squadra imbattuta, quindi forse in Italia poche squadre sono rimaste ancora imbattute. Siamo riusciti a incanalare la gara nel verso che volevamo noi. E tutto sommato al secondo tempo abbiamo sofferto solo un po' di palleggio dagli avversari, ma non ho visto situazioni pulite o occasioni da gol, quindi ricordando alla squadra prima della partita la gara di andata, ho detto impariamo dagli avversari che l'andata hanno sofferto per 60 minuti il nostro possesso palla e poi sono stati cinici e hanno vinto pure la gara, quindi da lì abbiamo costruito la gara di oggi. Devo fare complimenti, ma per loro è un'abitudine, perché l'Agrigas è abituata a queste partite, forse perché la vedi da lontano, non io immaginavo questa atmosfera, no? E speravo in cuor mio di dare una grande gioia assieme ai ragazzi a queste splendide tifose. La cosa più bella è chiaramente dopo la gara eravamo soddisfatti, però ho già sentito parlare dentro lo spogliatoio di Miselmeri. Vuol dire che abbiamo capito che ancora il campionato non è chiuso, ci aspettano due partite che possono determinare la vittoria di un torneo e sappiamo benissimo che già sabato ci aspetta una dura battaglia.